se vi ho parlato nell'altra recensione del libro che cambierà le nostre idee sulla Bibbia, adesso vi parlo di Non c'è creazione nella Bibbia. Questo libro è il terzo della saga di Biglino dedicato alla traduzione della Bibbia. Il quarto è in uscita a breve, quindi a novembre 2013, mi dicono. E per certi versi questo libro mi è piaciuto anche di più rispetto a questo. Se questo libro, come potete vedere dalla recensione, infatti parla di moltissimi argomenti, in questo libro Biglino si focalizza su 3-4 argomenti, ma invece che dare una panoramica generale di quello che c'è scritto, va molto nello specifico, quindi dedica ogni tema, quindi qua non parlo perché, per esempio, dell'Arca dell'Alleanza, invece che parlarne per 7-8 paginette come fa nell'altro libro, ne parla magari per 30 pagine, quindi ci propone molti più spunti di pensiero, ci propone molte più righe di traduzione e soprattutto, secondo me, cosa molto importante, dà molte più citazioni e molta più bibliografia rispetto agli altri libri. Gli altri due libri, secondo me, e l'ho detto anche sul sito, peccano un po' della parte bibliografica, perché è vero che uno legge questi libri tra il serio e il non serio, credersi, non crederci, comunque lo fa per ampliare la propria curiosità, però è anche vero che quando si parla di argomenti così delicati, avere una bibliografia importante di autori seri e riconosciuti anche fuori dal campo della criptoarcheologia, secondo me, è una cosa molto importante. In questo libro, e poi anche nel suo sito, si vede che non sono l'unico che gli ha mosso questa critica, Biglino va molto più in profondo, parla di più e molte domande che erano un pochino aperte nei libri precedenti, in questo libro le chiude. Quindi anche questo libro ha le stesse indicazioni degli altri, ovvero è un libro molto interessante, più per le risposte che ci dà, per le domande che ci fa porre, e lo consiglio anche questo qua vivamente, quindi è un 4 stelle su 5, non so se conviene leggere prima questo come ho fatto io rispetto agli altri, ma anche da solo, quindi a sé stante, è un libro che secondo me si legge bene. Detto questo, basta. Vi saluto, ciao a tutti da manodicocoa.com, Mauro Biglino, Non c'è creazione nella Bibbia, la Genesi ci racconta un'altra storia.